Ben ritrovati signori miei carissimi, siamo qui col secondo appuntamento di Deus Ex Mankind Divided. Riprendiamo direttamente dove ci eravamo lasciati, abbiamo scoperto Hai fatto presto. Hai già piazzato il potenziatore di proprio segnale. durante Oh, il finale dello scorso episodio che possiamo marchiare i segnale. nemici, molto comodo. Ma Dai, qui ci dimmelo. arrivo io, oh la Bene, Madonna, la sì che fare ci sta arrivo, che diventando. salti. Non possiamo perdere le comunicazioni. Io non ti ho aiutato. Wow! Credi, come procedi? Più lentamente del previsto. Qui sotto pare di essere in un cimitero. Come dici? Durante quel casino del 27, tutti sono corsi verso le scale. Ci sono cadaveri ovunque. Alcuni di loro erano tuoi cuginetti, Jensen. Hai bisogno di pezzi di ricambio? Mi sento male, McCready. Alza la voce. Cuginetti! Figli di puttana, oh Madonna, sto tutorial spero si dovrebbe essere solo a Dubai, quindi ragazzi, abbiate pazienza, ecco. Ok, Sta completando questo ho succedendo preso anche un qualcosa qui. Ho obiettivo. Cazzo. Ma cavolo, qui c'è imballato, ragazzi. C'è veramente imballato. Ok, dobbiamo ricordarci di utilizzare al meglio i nostri potenziamenti perché sono la nostra forza, c'è poco da fare. Lì c'è un puttanaio di persone, ma io non voglio farmi vedere. Ormai l'abbiamo iniziata stealth, questa qui. Direi che potremmo continuarla. Vabbè, ma qua sta tornando indietro. Già averceli marchiati è un buon aiuto. Il problema è che ho pochissima energia, e non si ricarica col tempo. Dovremmo comprare dei potenziamenti, sicuramente si potrà ampliare la durata delle batterie o comunque comprare una sorta di regen che col tempo o con determinate azioni possa ricaricare la nostra barra. La barra! Controlliamo ancora. No merda. Jason, situazione? Sto attraversando gli attici. Se dovessi trovare il potenziatore di segnale dei Jane, cerca di disattivarlo. Ricevuto. Lo sto facendo, ma... è un bordello. Raccogli, ma sì. Cazzo, Sta succedendo qualcosa qui. Sì, però ecco, bravo, gira di lì. E voilà! Pam, nei denti, Dio santo. Dammi tutto. Ah, vedi che la prima parte della barra si ricarica per far sì che noi possiamo appunto avere un minimo. Perché stanno in piedi le armi? Abbiamo un minimo di azioni da poter fare con i nostri potenziamenti. Sicuramente comprando qualcosa di più codigno avremo l'opportunità di allungare quel primo quartino di barra. Ottima cosa, direi. Dobbiamo cercare il potenziatore per dare una mano all'infiltrato, ma dove cazzo è? Oddio, stai entrando? Madonna. Vabbè, guarda, meglio così. Quante botte che dai via, Adam. Guarda, meglio così perché sei venuto tu da me. Cosa potevamo volere di più? Ok, Stiamo
Stiamo veramente agendo da Big Boss, eh? Ottimo. Ottimo, ottimo. Questo cos'è? Un quotidiano. Guarda che c'è Trump, incredibile. Se ne frega nulla, tra l'altro. Roba inutile. Questa è una porta finta. Questo. Fiesti palmari, come sono piccini, aiuto. C'è un codice. Non dovremmo stare qui, Bark. Bakr, ci conviene chiudere alla svelta l'accordo di Sin. Questo posto non è fatto per i vivi, è una tomba e tutto ciò che contiene puzza di morte. Non ce ne frega niente. Scelto di star qui, ci stai, non rompi coglioni. Ok? Aia. Io posso entrare, quindi mi stai dicendo. Data. Sì, io posso entrare, però avendo così poca energia devo muovermi. Abbiamo tutto incorporato, in poche parole: maschera antigas, visione termica notturna. Il problema è che non abbiamo abbastanza energia per utilizzare tutto al meglio. Lo vedi? Ok. Ecco, qua è un bel casino, secondo me. Incomincia. Questa è tosta. Lo becchi? Ah sì, mi beccano qua. Perfetto, che lo nasconde anche dietro la copertura, gli ha fatto proprio il buco 7. Si è cagato in mano, si è cagato quello lì. Dammela. Ci fosse un bel silenziatore per questa mitraglietta del Menga. C'è gente ovunque. C'è veramente gente ovunque. Sono delle grate simpatiche lì. No, se tiro giù questo, quello in alto mi vede. Mi fai salire in automatico? No. No. Uccidiamolo! Subito! Cazzo! Ho finito l'energia, ragazzi. Vabbè. Che sarebbe successo prima o poi. Merda. Ho bisogno di energia. Cavolo quanto scende. Dammi questo, va. No. Non vedo niente. Non vedo un cazzo, madonna. Ma quanto antidolorifici. Quanto stanna. No, sto morendo. Sto morendo, madonna. È difficilissimo. Cioè, combattere non ne vale proprio la pena. Ascoltate, Cheng è entrato nelle frequenze radio dei Jin. Vediamo com'è il segnale. Tra poco dovremmo sentire Sing. Khalil, cos'è sta roba? L'ultima posizione nota. Ma non vedo il mirino io. Segnale perfetto. Affermativo. Bene, ci risentiamo al momento dello scambio. Via, 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 via.
Abbiamo fatto un casino, ragazzi, abbiamo fatto un vero bordello. Granata fumogena, granata a frag. Ma non vedo il mirino quando sparo, scusami. Vedi? Non vedo niente, non vedo niente, madonna. Perché non abbiamo il mirino? Perché siamo su difficile. Sì, ma c'è un bordello di gente, madonna. Boh, finito tutto. Non... cazzo, non vedo nulla con sta merda. Boh. Mamma mia. Eh no, ragazzi, era qui, cioè non l'avevo notato, ce l'avevo davanti agli occhi. Miller, ho disattivato il potenziatore dei Jin. Avranno difficoltà a tenersi aggiornati sullo scambio. Ottimo lavoro. Incrociando le dita, la copertura di Sing reggerà fino alla fine. Ricevuto. Procedo al bersaglio primario. Sì, abbiamo ucciso 800 persone, ma fa lo stesso. Almeno all'inizio ne abbiamo feriti, dai. Quindi, era giusto... impazzisce. Era giusto questo condotto di ventilazione, se non sbaglio, Dunia Hadi e Dewali. Ok. Questo qua lo buttiamo giù. Questi erano solo pistole mitragliatrici, cioè. Dammi la pistoletta. Cosa ti devo dire? Non rubiamo. Madonna, questo gli manca di pezzi un po' ovunque. Non abbiamo il codice. Non abbiamo il codice di operazione. Informazioni di rete. Ok. Allora, cerchiamo di ricapire bene com'è sta situazione. Ad esempio, se io volessi partire, questo è un livello 2, quindi non va bene, no? Non so, livello 2 rilevamento del 45. Se io partissi da qua non posso questo posso fare. Ok, fortificazione, è probabile che mi becchino. Devo fare un giro incredibile, ma se io andassi da qui... Ok. Boh, a posto. Tracciamento avviato. Dai. Perché secondo me fare il giro giusto e andare a prendere quegli altri nodi, tipo quello lì rosso, ti dava, se non ricordo male, oltre a degli ESP in più, ti dava anche dei premi. Solo che... non riesco ancora a capire cosa ci sia da fare, precisamente, quindi lasciamo perdere. Andiamo, Adam. Qui Jensen. L'accesso agli attici è sicuro, i Jin non disturberanno. Passo. Ricevuto. Era ora, cazzo. Guarda che roba, sono tutti mummificati ormai. Sono morti da tempo. Da troppo tempo, a dir la verità. Ok, squadra d'assalto. In posizione. Strike 1 in posizione. Strike 2 pronto. Strike 3 pronto.
Strike 4 in posizione, capo. Occhi aperti e biele sicure. Sì, sì, non rompere. Chiudi. No, era grazie al cazzo che mi piace di più. Tappatevi la bocca. 5 in posizione. Quelli. Sì, sono usciti da un 3. Tenersi pronti. Singh vede Shepard. Trasmissione. Bersaglio in zona. Ricordate, c'è anche Singh. Occhio a dove sparate. Hai coraggio, Singh. Un affare con una tempesta alle calcagna. Madre natura fa come le pare, signor... Chiamami Shepard. Dottor Shepard. I sottotitoli diversi. Queste da... sono le armi. Da quello che dicono. Porca. I potenziamenti. Ormai sono merce rara. Le armi sono ancora a bordo. Mostrami subito i soldi e... Oh, ma che... Che cazzo è questo qui? Con le maschere d'oro, ma chi sono? La festa è finita! Shepard è morto! Cosa? Chi è stato? Ma che succede laggiù? Miller, non sono i Jin. Ripeto, non sono i Jin. Quelli vogliono le armi! Fuoco! 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 Fuoco volontà! Credi? Puntano l'elicottero, gli hai a tiro? Sì, vabbè. Negativo, negativo! Qui ci stanno sparando addosso! Quell'elicottero non deve decollare! Ho capito. Cazzo! Si avvicinano! Perderemo Singh! Jensen, okay. Non posso raggiungerlo! Ah, è qua. Sì, ma io c'ho sta mitraglietta, cosa faccio? Andiamo giù. Blocca l'elicottero secondario, protegge sì. Jensen, la tempesta ci ha fatto guadagnare tempo, ma devi fermare quell'elicottero! Subito. Beh, subito, con calma, perché qui la prendiamo in culo, eh. Allora... però, non è male, dai, questo mitragliotto. Sì, ma se io facessi... ecco. Facessi così, ma come si muovono? Noi facciamo così, vediamo tutto. Mamma mia, Ezio. Questo di me. Ma perché non aveva la maschera questo, scusa? Prendi tutto. Non ne vedo più, eccoli. Aspetta un attimo. No, ma gli devo mettere questa qua. Frammentazione. Ma continuo a... Roba tutto. Santo Dio. Continuo a... a tramortirli quando dovrei direttamente... toccargli i denti. No, ma perché mi tocca tenere schiacciato per far la mossa... li ammazza. Uomo a terra, uomo a terra! Chi è stato colpito? Jensen, MacCready, rapporto! È Singh! Ripeto, Singh è morto! Vabbè, complimenti, cazzo, Jensen! Proprio un lavoretto io. Con i fiocchi! Finiti i colpi, ragazzi, finiti i colpi, boh, è la fine. No, c'ho ancora un po' di questo. Via, forza! Ciao! Ok. E se volessi provare questo? Fucile a cieco questo. Non proprio, ma quasi. Jensen, muoviti! L'elicottero sta decollando! Mamma mia, è sciotta! Momento! Unità rossa, unità rossa! Vabbè. Energia insufficiente. Tempo quindi... scaduto, Jensen! Ora o mai più! Ferma quell'elicottero! Questo devo fare. Miller, elicottero neutralizzato. Jensen!
Non c'è di che. Posta pane. Merda. Artificiali, arti sintetici. Da computer microscopici. Evoluzione controllata disponibile per tutti. Ok, vero ci inizio. Ci fonderemo con macchine e con questo finirà. Gli illuminati non potranno controllare uomini e donne simili. È vero che sono illuminati. Scene d'orrore per le vie di Detroit. I potenziati sono in preda a una follia collettiva. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. La gente muore là fuori, milioni di persone. La ricerca di superstiti a Pancea è stata degradata a missione di recupero. La Repubblica Ceca guida il fronte di tutti i paesi che chiedono il trasferimento dei cittadini potenziati. È un nuovo mondo, Adam, che teme quelli come noi. Stati trasportati in distretti più sicuri e isolati. Pensare fanno più. Non pensavi che sarebbe finita con l'incidente, vero? Eravamo vittime. Ci hanno puniti per colpe che non avevamo. Controllano i media. Insabbiano la verità con notizie false. Esplosioni multiple. Forse autobomba. Un altro attentato, questa volta in una stazione di polizia. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha incaricato l'Interpol. Inoltre, la nuova unità speciale antiterrorismo potrà agire in ogni parte del 29. L'agente Jensen. Non succederà mai più. E invece, Deus Ex Mankind Divided è successo di nuovo. Iniziamo da qui, signori miei. Quanto ci sono costati gli eventi di Dubai? Conoscevano i rischi. Quante unità abbiamo perso? Tutte. Per la tempesta di sabbia. No, c'è anche Ivo De Palma, grandissimo. La missione ha avuto successo. Lui è evidentemente ovunque. È un concetto ampio di successo. Comunque, la natura casuale dell'attacco potrebbe darci un vantaggio. L'Interpol resterà confusa per settimane, mentre noi potremo guidare la gente dove vogliamo. Dopotutto, il nostro è un obiettivo a lungo termine. Lo è sempre stato. Credi? Devo ricordare a tutti quanto ci siamo allontanati dal programma? L'incidente dei potenziati ha diviso la società. La situazione è peggiore del previsto e diventa sempre più instabile. Non è tollerabile. Perché la nostra visione si compie, si rende necessario eliminare ogni disturbo. Nessuno qui è in disaccordo. Ora però andrò a New York, dove potrò valutare la situazione. Potremmo già avere i voti necessari per approvare l'atto sul risanamento umano. Molto bene. Stanton, accompagnalo. Potremmo dover esercitare pressioni finanziarie e politiche su tutti gli oppositori. Procediamo. Elizabeth, ti chiamerò più tardi. Non funzionerà, Lucius. Neppure col denaro di Dowd. Sai cosa troverà Rand a New York? Uomini deboli, indecisi. E con Nathaniel Brown, che resta un'incognita. Certo. Ecco perché stiamo attuando la nostra strategia alternativa. Hai sempre detto di poter fare grandi cose, Paige. Ora hai l'occasione di dimostrarlo. Ogni cosa è pronta. Possiamo iniziare quando vogliamo. Quanto sono sicure le comunicazioni? Janus sembra essere ovunque di questi tempi. Lui e il collettivo Juggernaut. Janus non sarà un problema. Ho predisposto tutto. Dubai è stato l'inizio. Ora richiameremo l'attenzione di tutti.
Paige, attiva la cellula dormiente. Maledetti terroristi ricconi. E illuminati, guarda il triangolo degli illuminati, madonna. Illuminati crew. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Dove vado? A Zurigo a fare la vacanza. Grazie per non aver prodotto. Miller, sono Jensen. Sto scendendo ora dal treno. Ricevuto. Quando arriverai parleremo. Vieni direttamente in ufficio? Se non avrò problemi ai checkpoint. I tuoi documenti sono a posto. Tieni un basso profilo. Passo e chiudo. La giacca nuova. Spegniamo. Odio disattivo, ok, torniamo umani. Cavate mani là, peso scheletro. Che succede? Oh, mi spiace, scusa, Marta. Beh, maledetta lattina, perché non guardi dove lasci vai? Che le dia una mano, signora. Signora, scherzi. Avresti preferito dolcezza? Ricevuto il messaggio su Dubai? Sì. Sono felice che tu stia bene. È stata una brutta imboscata. Di sicuro non me l'aspettavo. Idee su chi è stato? La tua task force riuscirà a scoprire qualcosa. E non sarà la stessa cosa che scoprirà. Un buon modo per farsi notare. È un po' strano, non pensi? Che l'Interpol abbia deciso di spedire la squadra di Praga a Dubai. Miller aveva solo un rifiuto. Azione d'emergenza. Non c'erano altre squadre pronte. Sì, è una bugia. Ma quindi siamo a Praga. Meglio andare. Il collettivo controlla ogni divisione della task force fin da quando sei entrato a farne parte. Avevano una squadra in Oman. Potevano arrivare sul posto prima di voi. Perché ha mandato noi? Non lo so. Se la task force è il braccio degli illuminati, pensiamo, non avrebbe senso mandarla in un'imboscata. Un attimo, ok. In teoria. Che non ci volessero far vedere qualcosa, ufficialmente. I papiri. Siamo comunque in Europa. Si prestessi papiri da inspezione. Non creare problemi. Non lo farei mai, Alex. Sei gustoso? Papiri. Ne sa stavo i sei. Simpatico. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. Tutti si guardano le spalle con il terrore che dei potenziati come noi li assalti. E qualcuno lo farà. Tratta le persone come animali e si comporteranno come tali. Lo dici come se non potessimo fare nulla. Ci ho provato 2 anni fa. Non ha funzionato. E quindi? Si beccano contro. Vuoi dirmi che dovremmo arrenderci, rassegnarci a odio e pregiudizio? Al diavolo! Sto dicendo che posso combattere solo ciò che vedo, Alex. Io devo fermare coloro che manovrano nell'ombra. Pensavo lo sapessi. Lo so. Tu, io, il collettivo Juggernaut, stiamo provando a fermarlo. Questo però non significa. E allora aiutami. E ritorna in fila. Ok, ok. Aspetterò qui. No, il drone. Li ho appena fatti vedere. Aia. Non fare cazzate, Latina. Non posso credere ai miei occhi. Ci odiano tutti. Giù le mani da quella roba. Non rendere le cose più difficili. Ma un momento un po'. Odio questa città. Inizio Half-Life 2. Andiamo. Una città lager. Se abbiamo ragione su Dubai, sul fatto che gli Illuminati volessero la tua squadra come testimone, dobbiamo scoprire perché. Chi ha dato l'ordine alla tua squadra? Miller.
ma forse l'ordine viene da più in alto. Forse è coinvolto lo stesso. Sai cos'è la missione? Ma è caduta la valigia. La subnet neurale. I direttori della TF-29 la usano per comunicare nel cyberspazio. Che cos'è? Una cimice progettata da Genus. È in grado di adattarsi alla scheda madre dell'NSN. Ah, l'elusivo Genus, leader degli attivisti. Potrò mai conoscerlo? Un giorno, forse. Adesso concentrati su Miller. Devi capire come arrivare alla scheda madre. Aia. Ma sono ancora loro. Attentato. Bene. Alex, stai bene? Sì. Sì. Andiamo via. Mamma mia. Hai sentito? Un bordello dietro l'altro. Do un'occhiata. Ok, stai attento. Parleremo. Intrappolata sotto. Dai una mano, Ada. Lascia che ti aiuti. Aia. C'è qualcuno? Aiuto! Aiuto, per favore! Mia madre! Mamma! Mamma! Porca vacca. Niente male. Bene, abbiamo anche imparato che Praha è Praga. Attivad. Cazzo. Sto malissimo. Alex, sono Adam. Ehi. Hai una voce terribile, come stai? Mi fa male tutto, ma starò bene. Tu invece? Paglia. Ah, sì, sì, sto bene. No, ho visto di peggio. Cazzo, sembra quasi impossibile. Senti, Alex, i miei sistemi non funzionano. Devo farmi controllare. Ma se vuoi che ci vediamo... Cosa? No, sto benone. Fai quello che devi fare. Io ho la scorza dura. Chiamami appena torni disponibile. D'accordo. A presto. Il mattino arriva sempre troppo presto. Siamo messi malissimo, aiuto.